successo che al primo tempo, i primi 20 minuti, siamo partiti molto bene. Dove è successo, abbiamo preso quel gol e è cambiata la partita. È normale che dove siamo condizionati per vincere a tutti i costi, si fa delle brutte figure. Sono più dei meriti del Brindisi in questo pareggio o più i meriti del Gladiator? No, a parte i meriti del Gladiator, è stato un po' dei meriti nostri, forse quando abbiamo perso un po' la testa, siamo un po' innervositi, purtroppo il calcio non ha fatto di queste cose. Il Brindisi accusa la maggior parte dei problemi in casa, come mai secondo lei? No, io l'ho detto, forse, non lo so, entriamo condizionati, infatti non me lo so spiegare nemmeno io, perché fuori casa giochiamo in un modo tutto diverso, quando giochiamo qui talmente la voglia di vincere a tutti i costi spesso ci porta a fare degli errori. I tifosi hanno contestato alla fine, non sono stati d'accordo con questo pareggio, con la prestazione? Ma sicuramente i tifosi hanno ragione, quando si vince va tutto bene, ma non è solo a Brindisi, è un po' in tutti i posti. L'unica cosa è che abbiamo cercato di reagire in certi momenti, dopo non ci siamo riusciti, alla fine al limite potevamo anche vincere con un calcio di rigore, però non è che ci possiamo appellare a queste cose. Mercoledì si gioca in Coppa Italia ad Arezzo, questo discorso di giocare ogni 3 giorni, comunque soprattutto in questo momento dove ci sia qualche infortunato di troppo, può creare qualche problema per lo sprint finale? Lo so, però adesso dobbiamo giocare, cercheremo di far giocare forze fresche per cercare di recuperare adesso che c'è la sosta. Per cosa ha detto ai giocatori, al termine della partita? Ma c'è poco da dire, quando capisci certe prestazioni è normale, c'è un po' di sconforto, però bisogna continuare, darci dentro, è normale che ci dobbiamo tirare fuori da soli da questa situazione, perché è giusto, perché il tifoso paga, è normale che ha diritto anche di criticare, anche se in certe situazioni forse servirebbe un po' più di aiuto.